Ecco, buonasera ragazzi, buonasera gente. Abbiamo acceso il riscaldamento, appena tornato dal lavoro. Ecco, siamo sotto zero, cioè sul zero là, quasi sotto in camper, quindi fa molto freddo. Adesso la notte l'ho acceso un po', lo lascio fino a domani mattina, che quando si arriva si sta bene, anche perché questi giorni fa molto freddo qua da noi a Rastatt, sotto 6 di notte, 7 addirittura anche di giorno arriveremo verso meno 6, meno 10. Però la prossima settimana cambia tutto, la prossima settimana si alzano le temperature e da meno 10 di giorno nella vigilia di Natale andremo a più 10, ecco. Però questa settimana davvero ha fatto molto freddo, ha nevicato pure tant'altro. Adesso l'ho acceso perché domani mattina voglio andare fino a un concessionario. Mi è arrivato un pezzo come si chiama? Dalla tenda che si è rotto. L'ho ordinato già da parecchio tempo e ci ha messo un po' per arrivare. E quindi domani vado a ritirarlo e niente, poi altre cose da fare, vediamo se andiamo da qualche parte qua con la slitta, forse, non lo so, vediamo. Intanto abbiamo acceso il riscaldamento, intanto l'abbiamo messo solo sul posto dove c'è la fiamma, perché acqua non c'è dentro, l'abbiamo svuotato l'ultima volta e quindi adesso lo lasciamo per tutta la notte, che così quando torniamo la mattina. Vediamo, adesso sono 0 gradi, vediamo domani mattina che temperature abbiamo. Ah, ecco, c'è la neve, il camper è tutto nevicato, adesso abbiamo acceso il riscaldamento, ma è stato così. Ancora qua è arrivato l'inverno, è quasi la prima volta da quando sono io in Germania che fa questo freddo. C'è stata ancora la neve. Questo non è il fumo di sigarette, è cosa che mi esce dalla bocca, no? E niente, dicevo che da quando sono io in Germania non ho mai visto questo freddo. Sì, una volta di notte ha fatto fino a meno 13, qualche volta, però che fa di giorno meno 10, no. Comunque abbiamo acceso il riscaldamento, ci vediamo domani mattina con lui, poi lo puliamo, avrei voluto lavarlo pure, però la prossima settimana, che come vi dicevo le temperature salgono, che se adesso sono, no, meno, questa notte arriverà intorno a meno 8, qualcosa del genere. La domenica di giorno addirittura verso meno 10, però la vigilia di Natale saranno su più 10, quindi cambia tutto dal lunedì, però va bene, intanto così. Lì dove ci sono quelle lucine siamo noi, va bene, si va a casa. Ecco la situazione com'è. Oggi sono intorno di giorno, adesso almeno sul telefonino mi ha fatto vedere meno 8. sì, comunque diciamo che per il momento non si va da nessuna parte, devo solo cambiare le bombole perché anche questa sono vuote tutte e due. Sì, è lunedì. Prendiamo un'altra. Adesso sono entrato dentro e ho visto che anche quell'altra si è svuotata, ma comunque si stava abbastanza piacevole dentro, era rispetto a fuori, no? Comunque si è svuotata, però vediamo. Vediamo, vediamo.
10 gradi e si vede che non da tanto, o forse da tanto, si è svuotata. Vabbè, niente, adesso per il momento niente, vado fino alla concessionaria a prendere qualcosa per la, come si chiama, che mi sfugge adesso, mi viene in mente il nome in tedesco per la marchise, però non per questa tettoia. Insomma, qui c'è una cosa che si è rotta, che mi tiene il piede, e l'ho ordinata e lo devo comprare. Va bene, comunque è situazione polare qua, quasi, no. Però sì, come vedete, anche altre macchine sono tutte sono tutte con il ghiaccio, e si fa davvero freschino. Adesso prendo la piccolina e vado fino alla concessionaria, tanto lo lasciamo riscaldarsi anche questa, perché la situazione molto molto artica, diciamo così, no? Però, come vi ho detto, la prossima settimana già cambia tutto. Adesso vado fin là, poi, visto che questo weekend non si va da nessuna parte, anche se potevamo andare un po' in montagna, ma dobbiamo fare anche un po' di spesa qua per Natale, per noi, perché la prossima settimana lavoro totalmente 3 giorni, poi si parte, quindi lasciamo tutto per la prossima settimana. Bel ghiaccio qua. Comunque, ecco la situazione qua. Eh sì, fa molto freddo questi giorni, addirittura domani a quest'ora più o meno arriviamo a meno 10. Oggi sul telefono mi fa vedere meno 8, però la macchina mi dice meno 5. Comunque sì, freddo, freddo, freddo. E per fortuna che siamo in Germania, nella zona più calda della Germania, che è considerata questa zona qua del Baden, del sole, no? Della Germania. In effetti noi abbiamo, rispetto anche a Bayern, alla Baviera, temperature molto più alte. Però adesso è così, la prossima settimana cambia tutto. Comunque sto pensando sempre di più sul camper di fare una cosa. Ho visto in Italia, c'è, qua non ho visto, mi guardo, ma si chiama Cinevasto, che è va a riscaldamento d'inverno su gasolio, anche se la macchina non è predisposta, si può fare quella cosa, ecco. Però devo trovare uno bravo che li riesce a mettere, ecco. Mi devo informare per bene, ho visto qualcuno su internet in Italia, ma per il momento mi ha scritto che è pieno di lavoro, e vediamo il prossimo anno se riesco a mettermi in contatto con qualcuno che può fare questa cosa, che non sarebbe male, ecco, invece di stare solo con le bombole. Ripeto, per quello che facciamo noi intanto ci basta, ecco. Però se si deve andare, insomma, deve andare, diciamo, fare 2 settimane da qualche parte, così con queste temperature, quindi è meglio avere il Vevasto, non solo le bombole. È vero che 2 bombole ci fai queste temperature una settimana o settimana qualcosa, però insomma adesso sto pensando finché
metterò un aggeggio del genere, o se no comprare, no, come si chiama, quei termosifoni portatili, insomma, che si attacca alla corrente e con qualche ventola che soffia il caldo si può fare anche, però bisogna essere da qualche parte dove sei attaccato al corrente, quindi comunque sì, finché si farà una cosa tipo cinebasto, allora bisogna trovare le alternative. Ecco, panorama è tutto ghiacciato, tutto fantastico, però bello, bello, non male, mi piace, mi piace. Soprattutto che so che la prossima settimana cambiano le temperature. Alla macchina c'è a vedere meno 6. Ecco, è arrivato il pezzo che mi serviva, che praticamente questo mi si è rotto qua a metà. E in effetti questo viene sulla tenda, no? E i piedini che vengono giù, poi quando li rimetti su si mettono qua, si incastrano per stare fissi quando si tira in su. E questo si è rotto la metà. E ci è voluto un po' di tempo per arrivare. E, insomma, non è che costa tanto, è costato, non so, 3 euro, non mi ricordo, niente, però l'ho ordinato a settembre, pensate, è arrivato adesso, siamo a dicembre, e insomma ci ha messo un po' di tempo, però va bene, per il momento comunque no, la tenda non si usa, ma sì, arriverà a bel tempo quando devi tirare, non è che non posso adoperarla, però per rimetterla a posto dopo, quando si chiude un casino, ve lo farò vedere quando lo metterò su più avanti. Ecco, va bene, l'importante è che è arrivato. Comunque, questa è la situazione qua per il momento. Sì, diciamo che ci sta con questo periodo, no, visto che siamo una settimana a Natale, ci manca e niente, però come dicevo, la prossima settimana cambia tutto, invece di avere con minus abbiamo con plus, addirittura la vigilia di Natale ci saranno più 10, ho visto le previsioni, quindi cambia tutto. Però sì, è questa la situazione. Tutto, situazione, diciamo, ardica, insomma. Ecco, arrivati. Che buio. C'è un po' di luce, dove? Qua. Ah, ecco. Adesso lascio questo in camper. Ho comprato anche uno di questi perché si è rovinato, cioè tipo questo che c'è. Però l'ho preso su questo colore. Vabbè. Niente, in camper, situazione adesso, ovviamente temperature scendono. 8 gradi, qualcosa del genere. Sì, fa freschino, ecco, niente da fare, questo è il periodo. Poi per il momento lasciamo così, lunedì vado a cambiare le bombole, tutte e due, magari prendo anche una di scorta, perché no? E niente, per il momento è tutto, poi la prossima settimana si lavora solo 3 giorni, poi si parte. Andiamo a trovare per il Natale, diciamo, i miei suoceri, e poi dopo il Natale andiamo via da qualche parte, anche perché io inizio il lavoro purtroppo il prossimo anno, il 2, e niente da fare. Comunque, sì,
Vediamo dove andare. Abbiamo qualcosa in mente, però ancora non siamo sicuri. Vediamo, vediamo, decidiamo al momento. Intanto vi ringrazio che vi siete iscritti al canale, restate con noi, seguiteci e niente, per il momento è tutto da meno 6, meno 7 gradi quanti sono fuori e questa è la situazione, è così, sì. Però dai, tutto si può fare tutto, si può fare tutto, si può viaggiare anche con queste temperature, non è così impossibile, ecco. Va bene, vi saluto e ci vediamo ai prossimi viaggi.